futuro Stellantis si guarda al tavolo di martedì in ministero, uscite volontarie, contratto di solidarietà in scadenza e trasferte, lo stabilimento di Melfi preoccupano i sindacati, oggi attenzione è rivolta al tavolo in Confindustria sulla vertenza SGL. Rapina in un centro scommesse a Matera, la polizia incastra l'autore, 29enne georgiano, finisce in carcere, sequestrato il bottino di 6.000 euro e il coltello utilizzato dall'arrestato. Regionali, campagna elettorale nel vivo, proposte e promesse dei partiti in corsa a Potenza, la presentazione dei candidati della lista di azione che correrà a sostegno dell'uscente Vito Bardi, presente all'appuntamento il vice segretario nazionale Rosato. I riti della Settimana Santa, il via da oggi con le celebrazioni crismali e le sacre rappresentazioni suggestive alle vie crucis del Vulture Melfese a partire da quella di Barile, tra le più antiche nella nostra regione. Sport, territorio e inclusione sociale, Palapergola Cremito per l'evento Sfide organizzato dalla Fondazione Potenza Futura, ospite d'eccezione Pippo Inzaghi, e per lo sport giocato oggi in campo la Serie D di calcio con il derby Matera Rotonda. Buon pomeriggio dallo studio della Nuova TG, ben ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Dunque, lo ascoltavamo dei titoli, in primo piano c'è la cronaca sindacale con il futuro Stellantis, cresce l'attesa per il tavolo convocato in Ministero martedì 2 aprile prossimo allo stabilimento lucano, uscite volontarie, contratto di solidarietà in scadenza e trasferte preoccupano i sindacati che chiedono al governo e al gruppo automobilistico di investire realmente nel settore automotive. Sentiamoci Celestino Benedetto. Cresce l'attesa tra i lavoratori del distretto automotive di Melfi per il tavolo nazionale in programma martedì alle 11 al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Fortemente sollecitato dalle organizzazioni sindacali per fare chiarezza su tempi e modalità della transizione verso le nuove produzioni elettriche, l'incontro è stato convocato soltanto ora e ad un mese dal voto in Basilicata. Lungo l'elenco delle domande che attendono risposte. C'è da capire, spiega il segretario della FIM CISL di Basilicata, Gerardo Evangelista, quali saranno i nuovi modelli che si produrranno, la durata rimanente delle attuali vetture in produzione, le linee di assemblaggio delle batterie, i volumi attesi per i prossimi anni e quindi i relativi livelli occupazionali, nonché le ricadute sulle aziende dell'indotto. Intanto lo stabilimento lucano continua a svuotarsi. Le sigle di categoria FIM, WILM, FISMIC, UGLM ed AQCFR hanno siglato un nuovo accordo sulle uscite volontarie incentivate che interesseranno circa 500 lavoratori. Sull'intesa manca la firma della FIOM CGL, che contesta la decisione del gruppo automobilistico. Una procedura, commenta la segretaria Giorgia Calamita, che negli ultimi 3 anni ha prodotto già 1.600 uscite volontarie, circa 500 all'anno, provocando un calo del numero dei dipendenti a Melfi, scesi a 5.570. Se a questi sottraiamo i 650 lavoratori che sono in trasferta nei vari stabilimenti, aggiunge, si arriva ad un'ulteriore riduzione fino a 4.400 dipendenti. 400 quelli trasferiti a Pomigliano, 150 a Termoli e altri 100 a Torino. In vista della scadenza del contratto di solidarietà il prossimo agosto, i sindacati hanno chiesto inoltre garanzie occupazionali. Stellantis investa realmente nel settore e Tavares e il governo garantiscano l'industria dell'automobile, scandisce Calamita. Importante per l'economia del paese la transizione. E restiamo in tema con l'avvertenza SGL, riflettori puntati sul palazzo di Confindustria a Potenza, dove si proverà a scongiurare il licenziamento degli esuberi dichiarati dall'azienda della logistica di Melfi. Nuovo faccia a faccia dunque tra sindacati e la B-Cube, società committente dei servizi alla SGL, intenzionata a rinnovare, a non rinnovare il servizio, a rischio 170 posti di lavoro. Con Vittorio Laviano sentiamo quali sono gli umori raccolti prima dell'incontro. L'avvertenza SGL, ma anche le altre, dell'indotto Stellantis di San Nicola di Melfi, i lavoratori in trasferta del gruppo automobilistico italo-franco-statunitense. Il segretario lucano della FISMIC, Pasquale Capocasale, affronta i temi del lavoro in questa difficile Pasqua per il settore dell'automotive tutto. Beh, la situazione poteva essere anche peggio. Per fortuna settimana scorsa abbiamo scongiurato l'ipotesi di non pagare gli stipendi che l'azienda aveva comunicato qualche giorno prima, e quindi almeno quello per adesso è stato scongiurato. Oggi
Alle 14 avremo un importantissimo incontro con B-Cube. Ci auguriamo di fare esattamente quello che abbiamo fatto per tante altre aziende della logistica, cercare di salvare, mantenendo in piedi l'ammortizzatore sociale, tutti i lavoratori della SGL rimanendo agganciati con una commessa che permetta questo. Ovviamente per ottenere questo ci vorrà il buonsenso anche da parte della committente, che in questo caso è B-Cube. Capocasale si dice soddisfatto del lavoro svolto dal sindacato finora. Nel momento in cui riusciremo, come mi auguro, a risolvere, anche se non certo a tempo indeterminato, ma sicuramente per il periodo critico di oggi, la vertenza SGL, io penso che noi come organizzazione sindacale non possiamo che essere soddisfatti, perché da gennaio ad oggi abbiamo messo in sicurezza, attraverso gli ammortizzatori sociali, praticamente tutte le aziende della logistica, e che contano circa 600 dipendenti. I sacrifici anche dei lavoratori Stellantis sono stati e lo sono tuttora importanti. La gente oggi per la metà, e dobbiamo ringraziare il fatto di aver avuto molta gente in trasferta, che ha potuto non solo ottenere un reddito certo, ma anche raddoppiarlo in molti casi. Oggi ovviamente anche gli altri stabilimenti stanno assestandosi, quindi c'è un rientro da parte delle trasferte. I nostri all'interno, purtroppo il CDS non permette di lavorare tutti, e quindi sicuramente si sconta dentro lo stabilimento il fatto di dover stare anche con l'ammortizzatore sociale. Certo, ci auguriamo che di qui a 12 mesi la situazione possa cambiare, possa evolversi, ma le incognite sono ancora tante. La prima riguarda l'8 e 9 di giugno, quando si voterà per le elezioni europee, dove molte cose potranno cambiare. Anche Melfi potrebbe avere delle ricadute rispetto a un nuovo scenario europeo, ci auguriamo. La cronaca ci porta a Matera, dove la polizia ha tratto in arresto l'autore della rapina messa a segno in un centro scommesse. Si tratta di un 29enne georgiano. L'uomo, che ha agito armato di coltello, era riuscito a farsi consegnare l'incasso circa 6.000 euro recuperati dalla polizia. Mara Risola. Un episodio grave, una risposta veloce da parte della Polizia di Stato e da parte del personale della squadra mobile di Matera, che ha consentito di avviare immediate indagini successive all'evento, quindi recuperare sostanzialmente tutta l'area furtiva, gli abiti e l'arma del delitto e quindi rassegnare un quadro di evidenze probatorie importanti, solido, alla Procura, che ha fatto sì che il soggetto fosse arrestato. Avrebbe agito con il volto parzialmente coperto, impugnando un grosso coltello da cucina. Si sarebbe fatto consegnare dalla dipendente di un centro scommesse di Matera l'incasso della giornata. Con un bottino di circa 6.000 euro si sarebbe poi allontanato, dileguandosi. Scattate le verifiche, la polizia è riuscita a individuare il responsabile a distanza di pochi giorni dall'episodio dello scorso mercoledì. 29 anni, di origini georgiane, l'uomo è stato rintracciato sul luogo di lavoro e tratto in arresto. Regolare sul territorio italiano ed incensurato nei suoi confronti, pesa il reato di rapina aggravata. L'intera somma in contanti, insieme all'arma, sono stati ritrovati dalla polizia nel corso di un accurato controllo dell'abitazione del 29enne. L'uomo aveva nascosto il coltello e la refurtiva nella vegetazione presente sul retro della casa. Le ispezioni degli inquirenti si sono estese anche all'area vicino all'abitazione dell'arrestato. All'interno di un cassonetto della spazzatura, gli agenti hanno trovato gli abiti indossati dal presunto rapinatore durante il colpo. Il GIP ha convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare nel carcere di Matera. I dettagli dell'operazione, svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica, sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in questura. Invitiamo la collaborazione, perché è importante. Denunciare, comunque riferire qualunque situazione di anomalia al di là del reato perpetrato e commesso, perché in questo modo riusciamo ad attivarci e ad essere attori, sentinelle di una sicurezza che deve essere partecipata e deve muovere dalle segnalazioni. Storicamente è dimostrato la nostra bellissima Matera, spesso viene resa destinataria di visite da parte di trasfertisti di regioni vicine alla nostra.
però il livello di attenzione da parte della squadra Stato è alto, quindi garantiamo a 360 gradi una presenza sia in fase preventiva che in fase repressiva, e quindi qualunque istanza di sicurezza dovesse il cittadino rivolgersi, noi siamo pronti a recepirla e a far sì che possa concretizzarsi in una percezione reale di sicurezza. Ancora cronaca per tentato omicidio commesso nel 2017 a Colubraro. Un 69enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Policoro. L'uomo dovrà espiare un residuo pena di 8 anni, 6 mesi e 26 giorni di reclusione a seguito di condanna esecutiva a 9 anni e un mese. Nel corso di una lite scaturita per futili motivi relativi ad una compravendita di un terreno agricolo, il 69enne armato di coltello aveva aggredito la vittima colpendola con vari fendenti. Le conseguenti indagini dei carabinieri hanno permesso di fare piena luce sull'accaduto. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno. L'uomo è stato tradotto presso il carcere di Matera. E siamo alle elezioni regionali. Oggi a Potenza la presentazione dei candidati della lista di Azione, che correrà per sostenere la riconferma del presidente Vito Bardi. Si presenta all'appuntamento anche il vice segretario nazionale Ettore Rosato. Sentiamo Michelangelo Russo. Una lista fatta di professionisti, composta anche da numerosi amministratori locali, capeggiata dal consigliere regionale uscente Marcello Pittella. Con la presentazione dei candidati anche Azione dà il via alla campagna elettorale, con l'ambizione di fare bene nonostante la forte concorrenza nelle file della coalizione che sostiene la ricandidatura da governatore di Vito Bardi. Azione ha deciso di scendere in campo con il proprio simbolo. Presente durante l'iniziativa tenutasi nella sede regionale di Potenza, il vice segretario Ettore Rosato, numero 2 del partito di Carlo Calenda. Queste le sue aspettative. Non su uno scontro ideologico, ma pensando alle cose che servono a questo territorio, a cominciare dalla sanità, a cominciare dalle politiche industriali per evitare la deindustrializzazione, insomma i problemi dei cittadini, e questo deve essere l'essenza della campagna elettorale, e questo sarà sicuramente il lavoro che farà Azione. Rosato, che ha anche puntualizzato che lo schema lucano non sarà replicato a livello nazionale, ha poi spiegato così le ragioni che hanno spinto il partito ad accettare la corte di Bardi. Abbiamo scelto di appoggiare il campo dove c'era più coerenza e attenzione ai punti qualificanti per affrontare le questioni dei cittadini. Lo abbiamo fatto venendo accolti, mentre dall'altra parte c'era un veto pregiudiziale, fatto di no alle questioni politiche, alla presenza di Azione, ma fatto soprattutto di no ai punti programmatici che invece per questa regione sono. Chi pensa che basta chiudere i pozzi del gas e del petrolio per poter riuscire a far star meglio i cittadini della Basilicata, probabilmente lo fa solo per una scelta ideologica. E rientrano in gioco le liste Volt di Potenza a sostegno del candidato presidente Eustacchio Follia e la civica La Vera Basilicata, presentata a Matera a sostegno dell'uscente Vito Bardi. L'ufficio circoscrizionale centrale, dopo le verifiche seguite alla segnalazione di presunte irregolarità nella presentazione della documentazione, ha riammesso le due compagini in lizza alle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile. E il Consiglio Provinciale di Potenza ha approvato il bilancio di previsione 2024-2025, con il quale si prende atto della riorganizzazione degli uffici, degli interventi previsti nei settori della viabilità e dell'edilizia scolastica, dell'ottimizzazione della spesa che ha portato e porterà a nuove assunzioni. A favore hanno votato gli 8 consiglieri di maggioranza, astenuti 3 consiglieri della minoranza. L'Assemblea ha proceduto alla designazione dei componenti effettivi e suppletivi di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e all'esame di alcune mozioni. Approvata all'unanimità quella contro la allocazione del deposito unico di scorie radioattive in Basilicata e la mozione per la premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese che prevedono incrementi salariali. Passa anche la mozione a sostegno del mondo agricolo, approvata all'unanimità. Infine approvato il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva in favore della società cooperativa Interimpianti.
I riti della Settimana Santa al via da oggi con le celebrazioni crismali e le sacre rappresentazioni suggestive, le vie crucis nel Vulture Melfese a partire da quella di Barile, tra le più antiche nella nostra regione. Sentiamo Lucia Pietrafesa. Rappresentazioni sceniche dal profondo carattere spirituale dove storia e tradizioni si fondono, i riti delle sacre rappresentazioni della Settimana Santa tornano ad animare tutti i centri della regione, rendendo il tema del Calvario di Gesù. Contaminate da segni e simboli pagani, coinvolgono tutta la comunità. Molto suggestive le sacre rappresentazioni del Vulture Melfese, tra le più antiche della Basilicata. A riunire oggi, per il quarto anno di fila, in scena un uomo che ripercorre le ultime ore di vita terrena di Gesù. Gli incontri con la Madonna, la Samaritana e la Veronica sono al centro della sacra rappresentazione di Atella, mentre a Rapolla emoziona la scena della crocifissione ambientata nel parco urbano delle Cantine Grotte. A Venosa, rappresentazione al castello Pirro del Balzo. A Maschito, Gesù si ritira nella villa comunale, l'Orto degli Ulivi, che per le scritture fu suo rifugio dopo l'ultima cena. A Potenza, le rappresentazioni più partecipate, quelle promosse dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata al rione Cocuzzo e dalla chiesa di San Giovanni Bosco al rione Verderuolo. Suggestive rappresentazioni anche a Filiano, Monte Scaglioso, Venosa, Castronuovo, Vaglio di Basilicata e Ferrandina, con il culmine dei riti che si terrà a Barile, un appuntamento antichissimo che affonda le sue radici nella metà del Seicento. La Via Crucis di Barile mescola sacro e profano con personaggi alieni alla cultura religiosa, a partire dalla zingara, simbolo dell'inside e dell'ignoto. A Vietri di Potenza fino a domani i visitatori potranno partecipare a rappresentazioni dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dell'ultima cena della Via Crucis, immergendosi così nell'intensità di questo periodo liturgico. Da contenitori vuoti a strutture capaci di erogare servizi ai cittadini, il Comune di Potenza provvederà al recupero, alla riqualificazione e al riuso degli edifici pubblici dismessi. Il piano di interventi riguarda il palazzo dell'ex Igiene Profilassi in via Vaccaro, l'ex edificio della scuola Beato Bonaventura in via Leoncavallo e il palazzo Enel in corso Garibaldi. Il progetto ha ottenuto il via libera del Consiglio Comunale. Un passo audace, spiega l'assessore ai lavori pubblici Antonio Vigilante, verso il futuro sostenibile della nostra città. Gli interventi andranno a rivitalizzare l'area storica del capoluogo attraverso un prezioso riuso degli immobili, dando l'opportunità a questi di essere riutilizzati dopo più di 20 anni di abbandono. Fondamentale in tal senso, ha ricordato Vigilante, l'emendamento alla legge regionale 23 del 99 che ho prodotto di mio pugno al fine di poter semplificare la procedura per il riuso degli immobili pubblici. Amasam, inclusione e autonomia, il titolo del libro che la giornalista e scrittrice materana ha voluto dedicare ai 27 anni di attività dell'Associazione Materana per la Salute Mentale, che sostiene persone con problematiche psichiche e psicologiche. Il volume è stato presentato a Matera. Vito Sacco. I 27 anni dell'Associazione Materana per la Salute Mentale, che nell'ottica dell'inclusione e dell'autonomia sostiene persone con problematiche psichiche o psicologiche, sono narrati nel volume curato dalla giornalista e scrittrice Rossella Montemurro, Amasam, Inclusione e Autonomia, Altrimedia Edizioni. Il libro è stato presentato a Matera, nel salone del Centro Caritas Diocesano, La Tenda. Nata a Matera 27 anni fa, per volontà di uno psichiatra, allora responsabile della struttura di Matera, che pensò bene che oltre ai farmaci le persone avevano bisogno di ascolto, di attività, di fare altro. I nostri sono progetti continuativi, chiaramente organizzati con i volontari, organizzati con le famiglie, sull'espressione dei bisogni e delle richieste delle persone stesse, dei ragazzi in genere. All'età parte dai 18 ai 74 anni, abbiamo un po' tutte le fasce di età.
Parlare di malattia non è mai semplice, in particolare quando si affrontano argomenti che riguardano la psiche, condizionati da paure e pregiudizi. E con questa pubblicazione l'AMASAM ha voluto lanciare un messaggio forte per superare i preconcetti. Per quanto riguarda queste problematiche è ancora tanta diffidenza e tanta difficoltà proprio a esternare. Ecco perché questo volume vuole sensibilizzare su questa tematica così particolare e lo vuole fare raccogliendo, donando queste testimonianze di familiari, volontari e ragazzi che fanno parte dell'AMSAM. Attraverso i diversi interventi è stato possibile capire quali sono i progetti che l'Associazione Materana sta portando avanti, con la forte presenza di volontari e di familiari che danno garanzia e continuità di realizzazione per l'intero anno. E sono state ascoltate anche le testimonianze di familiari e di volontari. Ho imparato ad assistere ragazzi che hanno problematiche di salute mentale e organizzare per loro quanto necessario per farsi che possano essere sempre più autonomi e capaci di badare a se stessi di fuori dell'ambito familiare. Organizziamo in concreto percorsi tipo montagna terapia oppure ipoterapia o all'interno della sede associativa dei laboratori dedicati. Il volontariato deve mantenere il suo spirito volontaristico, ma deve essere anche pronto, preparato, formato proprio per il ruolo che assume oggigiorno all'interno della nostra comunità, per cui tutta quanta la formazione, la capacità e la competenza deve essere un aspetto importante che deve contraddistinguere il volontariato, che non è più assistenza, è accompagnamento preparato e professionalizzato. A Matera, dopo oltre un anno di chiusura, il sentiero 406 che conduce al belvedere di Murgia Timone torna ad essere fruibile durante le festività pasquali. Dalla zona di Porta Pistola, nei Sassi, il tracciato conduce al ponte tibetano che oltrepassa il torrente Gravina. L'amministrazione comunale aveva interdetto l'accesso al sentiero per motivi di sicurezza legati al rischio di cedimento di un blocco di calcare a ridosso del tratto, disponendo gli interventi di messa in sicurezza dell'area. Un palapergola gremito a Potenza di quasi 2000 persone ha fatto da cornice all'evento Sfide, organizzato dalla Fondazione Potenza Futura, un progetto che coniuga sport, territorio e inclusione sociale. Sentiamo Luca Tamburrino. Una cornice di pubblico incredibile, un entusiasmo travolgente per un'idea che guarda al futuro, alla programmazione e all'inclusività. Quasi 2000 persone hanno gremito il palapergola per assistere, vivere insieme e soprattutto condividere il manifesto dello sport proposto dalla Fondazione Potenza Futura. Presenti le associazioni, le federazioni sportive e la società civile che hanno aderito all'invito per riempire il palazzetto non solo di persone, ma soprattutto di contenuti. E alla fine in tanti sono rimasti addirittura fuori dal palazzetto di Rossellino, letteralmente preso d'assalto. Federica D'Andrea, direttore della Fondazione e deus ex machina del progetto, ha presentato il manifesto dello sport e del territorio, un dettagliatissimo documento programmatico e inclusivo sulla base del quale saranno definiti gli impegni condivisi per le associazioni legate al progetto di rinascita culturale e sociale. Siamo particolarmente felici di essere arrivati fino a questo punto, di aver creato un evento che raccoglie un po' tutto lo sport di Basilicata e di aver voluto declinare poi lo sport in tanti ambiti. Questa sera arriviamo a presentare un manifesto dello sport, ripeto, lo sport non inteso soltanto da un punto di vista agonistico, ma soprattutto da un punto di vista sociale. E questo manifesto verrà sottoposto all'attenzione dei tanti che qui sono pervenuti e chiederemo loro appunto di firmare e di condividere con noi i principi generali di questo manifesto, che poi andrà declinato con le linee strategiche programmatiche, con la collaborazione di tutte le rappresentanze qui presenti. E il primo sottoscrittore è stato l'ospite d'onore, Pippo Inzaghi, ora allenatore, ma soprattutto calciatore amatissimo e campione del mondo nel 2006. Una firma d'eccezione su un documento di grande importanza per lo sviluppo della Basilicata, anche attorno allo sport. Chiaro che seguo Potenza volentieri perché ho conosciuto il presidente qualche anno fa, so la passione che c'ha, l'allenatore penso sia molto bravo e per cui insomma se il Potenza fa bene sono felice. Sì, ma io penso che lo sport vada fatto a prescindere, io ho dei figli, gli insegnerò a fare sport per divertirsi, perché fa bene al fisico e poi non chiaramente
chiaramente per diventare per forza dei campioni, lì è la cosa più difficile, ci vuole pazienza, ma lo sport ti aiuta a stare con gli altri, ti aiuta a stare alle regole, ti aiuta in tante cose, per cui questo è il messaggio più importante. Una bellissima serata di sport, era ciò che volevamo, un parterre pienissimo, sono veramente contento. Poi Pippo ha esaltato la bellezza di questa serata, ma devo dire i contenuti mi sono piaciuti molto, peccato solo per la pioggia, perché un po' c'è stato un forte ingorgo giù, ho fatto anche un po' di vigile urbano, devo dire, ma era tutto pieno, strapieno. Ecco, io dico, quando le cose si fanno fatte bene, la gente viene e vuole ascoltare, vuole comprendere, vuole capire. Per noi il territorio è fondamentale, è importante, dobbiamo aiutarlo a crescere per come possiamo, con le nostre possibilità. L'ho detto e lo posso solo rimarcare, abbiamo abbracciato, e devo dire sono entusiasta, abbiamo abbracciato un mondo che è un mondo sempre lasciato solo, e noi vogliamo fare tutto ciò che ci è possibile fare, lo faremo con grande, grande, grande piacere e sosterremo, e come dicevo, lo sosterremo e lo sosterremo fino a quando io esisterò in terra, perché è giusto restituire qualcosa al territorio e lo dobbiamo fare con grande cuore e dobbiamo provare a non lasciare nessuno e nulla indietro e nessuno indietro. E siamo allo sport, giocato nei campi con il calcio. Oggi pomeriggio in campo la Serie D nel turno prepasquale. Al 21 settembre scenderanno in campo Matera e Rotonda in un derby che metterà di fronte punti pesanti per entrambe le formazioni. Sentiamo Donato Valvano. Torna in campo la Serie D nel giorno del Giovedì Santo ed il calendario si è divertito a mettere di fronte le due formazioni lucane. Oggi pomeriggio alle 15 si affronteranno al 21 settembre il Matera ed il Rotonda. Sarà una partita delicata ed importante per entrambe le formazioni, che stanno lottando per due obiettivi opposti. La formazione di mister Panarelli sta provando a rimanere agganciata al treno playoff, mentre quella di Pagana sta cercando di mettere quanto più vantaggio possibile su quella playout. Per il momento il Matera è fuori dalla griglia delle prime 5, complice la sconfitta di Palma Campania di sabato scorso, che ha ricacciato i biancazzurri al sesto posto. Il KO contro la Palmese ha interrotto una striscia positiva che durava da 4 giornate, nel corso delle quali Infantino e compagni avevano racimolato 8 punti. Il Rotonda, dal canto suo, arriva a questo appuntamento con il morale alto. La formazione di mister Pagana è in salute, a maggior ragione dopo il netto successo ottenuto in casa contro il Bitonto, che ha allungato la striscia positiva dei risultati dei Lupi del Pollino a 4, con 8 punti messi insieme. In generale il momento dei Pollini è positivo, visto che hanno perso solamente una volta nelle ultime 7 giornate, andamento che ha permesso di mettere un buon margine di punti, 5, sulla zona playout. Una partita delicata per entrambe le formazioni per avvicinare i rispettivi obiettivi. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19, grazie per l'ascolto, arrivederci.